Hospitality Day 2024, una nostra amica, Concetta Demma, eccola qua. Ciao, casualmente guardate cos'ho. Tac, eccolo qui, reduce dal nostro padel. Nessuno è per portare lo zainetto, assolutamente voglio precisare questa cosa. Reduce dal padel di Milano. Sì, guarda, con questa vittoria del terzo posto, quindi mi sto preparando per il primo, ovviamente. Voglio forte della vittoria del terzo, adesso arriverà il primo. Voglio la medaglia d'oro adesso. Ma poi uno sketch, scusate. Forte dei 100.000 euro che ho guadagnato per le pari opportunità. Poi anche questo set da viaggio straordinario. Ma poi tra l'altro è diventato virale il nostro sketch. Vabbè, no. Guarda, sto ricevendo delle chiamate da Hollywood e quindi, non so, mi ruberanno, andrò lì, avrò un altro, cambierò la mia vita. Sei qui per... Come sta andando questo Hospitality Day? Come ti sembra quest'anno? Sto facendo un giro, quindi sono arrivata poco fa in realtà, quindi sto sondando il terreno e ci sono gli argomenti che mi interessano ovviamente per la parte della sostenibilità e adesso fra poco ce n'è uno sul gender gap, quindi sulla parte di inclusione, vediamo un po', quindi siamo qui sempre in modalità apprendimento, quindi tranquilla, e la cosa bella sono le public relations, quindi il fatto di anche semplicemente scambiarci due battute, un abbraccio con le persone, un caffè e buon, quindi questa è la cosa più bella, ecco, quindi una scusa per ritrovarsi, ci vogliono questi momenti, e anche perché c'è l'online fino a un certo punto, quindi... Divido, infatti abbiamo incontrato insomma tanti amici, tante amiche qua a Hospitality Day, tanta l'affluenza, che dire, grazie, ci vediamo al TTG? Assolutamente, ciao!